Conservato in vasi con accesso consentito a personale con una aosta di segretezza superiore a quello di corso. Ho incontrato un uomo che ha lavorato in alcune installazioni segrete nell'Ovest degli USA. Mi ha detto di essersi occupato di progetti tesi alla comprensione di tale tecnologia, specificamente i pannelli di controllo manuale, come quelli che si vedono nel segmento dei rottami del filmato di Santilli. Ha detto che si trattava di computer biologici, costruiti con cellule neurali, neurocomputers, non fatti di chips al silicio. Riuscirono a scoprire come il comando veniva impartito, ma non come ottenere informazioni dai computer. Mi ha raccontato che questi oggetti venivano tirati fuori ogni 10 anni e consegnati agli esperti più avanzati in quel momento, perché la tecnologia raggiunta in quel periodo di tempo avrebbe consentito altri progressi ad un nuovo gruppo di scienziati e così via ogni 10 anni. I pannelli, mi disse, erano custoditi in un sito piuttosto distante, dove fu portato in un'auto con i finestrini oscurati. Giunto sul posto, gli veniva posto un cappuccio sulla testa prima che la porta della macchina venisse aperta. Quindi veniva condotto all'interno e lì poteva togliersi il cappuccio. Poi entrava in un piccolo ambiente pieno di involucri cubici disposti lungo le pareti. E c'era un tavolo al centro su cui veniva appoggiato un determinato oggetto che avrebbe dovuto studiare sotto gli occhi di una guardia armata che non lo avrebbe lasciato un attimo solo. Alla fine della giornata l'oggetto veniva ripreso e rimesso in una cassaforte, mentre lui veniva portato in un posto diverso da dove era stato prelevato. Mi sembra interessante il fatto che Bruce Maccabee abbia appreso una storia estremamente simile da una biologa. Questa donna veniva prelevata in un certo posto e incappucciata per essere condotta in un altro laboratorio. Nel suo caso si trattava di un laboratorio biologico, egualmente formato da involucri cubici. Le portavano la cosa da studiare, ad esempio il braccio di un alieno, lei lo doveva sezionare e prendere appunti. Quindi abbiamo due diverse persone, specialiste di diverse discipline, che hanno descritto la stessa procedura, senza che nessuno potesse individuare di quale installazione si trattasse. In entrambi i casi sono state impegnate nel progetto per 6 mesi, poi destinate ad altro incarico. Il colonnello Corso coinvolse un team di scienziati tedeschi capitanati da Werner von Braun. Avevo con me 2 scienziati catturati durante l'operazione Paperclip, cui ordinai di studiare la struttura nucleare dei composti metallici recuperati, ma senza alcun esito. Si intende che c'erano anche numerosi scienziati americani. Le istruzioni del generale Trudeau erano chiare. Mi disse: cerca i migliori esperti per stabilire cosa sono e come funzionano questi materiali. Pertanto mi recavo personalmente nei vari laboratori e nelle università, ovviamente non da solo, e presso le industrie. Ne interpellai 25 fra le 400 più importanti dell'epoca, con le quali firmai dei contratti per conto del reparto ricerca e sviluppo. Alcune si occuparono dei transistor, altre dei circuiti integrati elettronici. Usammo i nostri laboratori di elettronica di Fort Monmouth e si trattava di scelte mirate, sicure. Dovevano essere in grado di affrontare la specifica ricerca che ci interessava e solo a quel punto scattava il contratto, come con la Monsanto, che lavorò sulle fibre ottiche, ma dovevano dimostrare di avere la competenza prima che fornissimo loro i finanziamenti. Nel secondo e terzo stadio della ricerca consegnavamo loro il materiale per analizzarlo. Non all'inizio, però.
Sì, era il nostro denaro e oggi la controversia sollevata dall'American Computer Company riguarda proprio il denaro che apparteneva agli americani e qualcuno negò dei dividendi. Bene, se vogliono discutere, facciano pure. Noi abbiamo solo fatto il nostro dovere e da quei circuiti integrati 30 anni dopo sono nati i supercomputer. Ma non siamo andati avanti sconsideratamente. Un giorno dissi al generale, quali possono essere le conseguenze? Non può essere pericoloso. E se questo creasse una generazione di mostri cibernetici? Lui rispose, altre persone devono individuarne il potenziale pericolo, non spetta a noi, ma forse non succederà nulla, almeno finché noi saremo in vita. Così è stato. Trudeau è morto 3 anni fa. Ecco, questi erano gli ordini di Trudeau e come sono stati eseguiti. Parte dei materiali recuperati dall'incidente di Roswell vennero in possesso dell'esercito, altri finirono nelle mani dell'aeronautica e della marina. Vediamo quali furono affidati nel 1961 dal generale Trudeau al colonnello Corso. Dall'incidente di Roswell derivammo i transistor, le fibre ottiche, i circuiti integrati, i laser e le fibre superresistenti. Ci fu anche altro. Ad esempio, nella guerra del Golfo sono state impiegate testate ad uranio arricchito, ma lo avevamo ottenuto dagli svizzeri. Voglio chiarire, per divisione e tecnologia straniera dobbiamo intendere sia di questo mondo che di altri mondi. Ma certo questo non stava scritto nei libri contabili della divisione e non si poteva renderlo pubblico. Ci avrebbero preso per pazzi, chiuso i fondi, avrebbero distrutto l'organizzazione. Dopotutto eravamo coscienti di quello che facevamo. Ero stato alla Casa Bianca per 4 anni e Trudeau ed io conoscevamo i meccanismi di governo, nonché i servizi segreti e la CIA, lo sapevamo e li conoscevamo. Prova ne sia che ne parlai molto approfonditamente con Robert Kennedy. All'epoca era lui il ministro della giustizia per il presidente Kennedy. Bob Kennedy era informato, sapeva dei dischi volanti. Lo informai personalmente, proprio nel suo ufficio alla Casa Bianca. Come è stato possibile tutto questo? Con quale criterio è stato imposto il segreto di Stato all'intera questione UFO? Quando io parlo degli organismi come strumenti elettromagnetici, di cellule elettroniche, quando si constatano le mutilazioni animali eseguite senza tagliare le cellule, la gente dice, Corso si riferisce a cose che accadono oggi. Assolutamente no. Io mi riferisco al 1941-42, quando scienziati italiani, proprio qui a Roma, lavoravano su questi progetti. Ed io ero responsabile dei servizi segreti degli alleati, sicché gli scienziati mi informarono dei loro studi. Per questo sono convinto che dobbiamo studiare la possibilità di realizzare questi cloni o di duplicarli sulla base del fatto che il corpo umano è uno strumento elettrico e composto di cellule elettriche. Ora, pensiamo all'AIDS. Se gli alieni volessero combatterci, certo non lo farebbero al nostro livello, con le armi da fuoco. Essendo superiori, possono creare armi diverse. L'AIDS è apparso nel 1985. Da dove è venuto? La scienza ora ha scoperto che è un'entità vivente che si annida nel corpo. Allora, da dove è venuta questa entità? Non ne sapevamo nulla prima dell'85. Forse lo avrei dovuto sapere, visto che ero nell'intelligence, ma poi d'un tratto è apparso in tutto il mondo. Forse ha ragione Linda Howe, è il frutto del raccolto alieno, forse è questo il loro fine, è ancora solo un'ipotesi, ma dobbiamo considerarla. A termine di questa serie di videoinchieste dobbiamo dunque porci altri interrogativi. Ci auguriamo solo che tutto questo stia accadendo per il bene dell'umanità.